Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Porky e oggi siamo qui su una nuova reaction. Insieme a me c'è Trainer. Saluta. Oh, sa saluta. Salve, Ok. 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 Allora, direi di iniziare. Sì, è della prima generazione. Hello everyone. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, February 27, is Pokemon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokemon, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Hello, I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games so far. To commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against a mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. Sono raid difficili. We hope you will all enjoy these raids. Today, I'd also like to share the latest updates on a number of our other games. Please have a look at this. A collaboration event with Pokemon Go is on its way. Te ne metto un altro. Pikachu wearing Cap's hat is making its debut. It even knows an attack new to Pokemon Go, Bolt Tackle. Le volte mettono logo come cosa. Prima non poteva impararlo. Ah no, 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 aspetta, aspetta. Ora mi sto ricordando che soltanto Emolga è l'unica ad usare Invertivolt. Dato che appunto Pikachu può usare soltanto Locomovolt. In realtà Invertivolt posso impararlo anche altri Pokémon, ma Locomovolt è solo Pikachu, l'unico che può impararlo. Beh, diciamo che hanno una cosa in comune. Infatti è per questo che sono stati, che a volte vengono anche shippati questi due. Non saprei. Charcadet, Armor Rouge, and Cerulege are coming too. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pic and go snapshot. So set out on an adventure with your new friends. Ma aspetta, aspetta. Allora, qual è il tuo starter preferito in Scarlatto e Violetto? Vabbè, direi mio Scarada. No. No, spiegatito, fu Coco Quaxley. Vabbè, sbrigatito, sì. A me piace Quaxley. Vabbè, anche lui è carino. Cioè, veramente, l'unica... L'unico crossover che potevano fare, che i Pokémon potevano fare, era con loro stessi. Già. Vabbè, però metteranno serie agli evoluzioni. Pokémon Sleep. Thank you.
strada. Ma loro più avanti. Io però su Pokémon Sleep ho solamente un Butterfree Shiny. Pokémon Masters. Now I never bello. Give up. We're just getting started. We're the greatest in the world. Sì. You're the greatest Silver. And strongest partner I could ask for. Fight! Silver non ha mai avuto un Tailwind. No. No, infatti. Festeggia 4 anni e mezzo. Non capisco cioè. Perché dovrebbe essere un compleanno questo. Beh, più o meno è così. Perché di solito si festeggia 5-6 anni, però mai a mezzo. Vabbè. Guarda chi c'è, anche la mia adorata Lilia. E la sua famiglia, il fratello e la madre. Sì, Iridio e Samina. Pokémon Café Remix. Sì, ma qua sembrerebbe un Volbeat. Quale? No, che è sta cosa? Non pensavo che i Diglett potessero diventare dei sandwich. Vabbè, su Pokémon Café Remix fanno qualunque cibo a forma di Pokémon. Sì. No dai, però è pucciosissimo Jimmy Roll. Sì, infatti ce l'ho anche su Pokémon Go. Arrivano anche Coraidon e Miraidon. Pokémon Unit. Unite. Tra l'altro io ho letto dal canale di ho seguito il canale di Pokénext, che adesso si chiama Viglio, in cui appunto afferma che Kidler Q ha fatto un post in cui appunto annuncia che Miraidon ci potrebbe essere su Pokémon Unit. Come sarà così? Felix. Felix, detto anche il Tocchibuco dei Pokémon. E Cerulege. A proposito, tu ce l'hai già Pokémon Unit? Ancora non ce l'ho perché non volevo riempire troppo il telefono di app. Ok. Niente. Al momento ho Pokémon Go e Pokémon Sleep. Moving on, please have a look at this video. Le carte? Sì. Quella se l'ho, quello se l'ho. Io immagino. Sì, però. Non esagerare con le critiche. Sì,
Ah, qua ritorna lo scambio come qua ritorna lo scambio di Pokémon come si faceva su Rosso e Blu che scambiavi con ora no, con sì, Rosso e Blu con scambiavi con ora argento e viceversa. Tramite la macchina aspetta, come si chiama? La macchina scambia Pokémon. Sì, la macchina scambia Pokémon. Come si chiamava? La macchina scambia Pokémon così. Ah, No. Non ha mai avuto un vero e proprio nome. Wow. Questo sì che è un bel effetto. Decisamente. In arrivo nel 2024. Ci sa quando esattamente. What you just saw was the world's first look at Pokémon trading card game Pocket. This game lets you easily collect Pokémon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. The Pokémon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokémon trading card game, and DNA, our partners in the development of Pokémon Masters. Se si chiamano DNA, si scrive DNA. Quando è palese che DNA si scrive senza la E. EX. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Mr. Kitano, take it away. Hello everyone, I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. I'd like to start by thanking everyone for enjoying the Pokémon trading card game. With Pokémon Trading. Io invece ringrazio tutti i doppiatori inglesi che stanno doppiando questi CEO giapponesi. Trading card game Pocket, we hope to bring you all a new way to enjoy the Pokémon trading card game, so we are hard at work developing digital cards. Vabbè, come fate sempre. When we develop physical cards, we strive to please by taking great care with our paper quality, colors, and printing process. Since this game uses mobile devices rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways that are only possible digitally. Such as using the characteristics of the screen to show off brilliant colors and stylish effects. Sì, ci sono. One way we're accomplishing this is with immersive cards, which give players the experience of leaping into the world of the card illustration. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick battle during the free moments in your day. Comunque, stavo pensando di fare anche una serie sul gioco di carte collezionabili Pokémon su PC. Io più che altro le colleziono, non è che ci so giocare. Sì, è una cosa che ha già fatto Draz, se non erro. Ha giocato. No, ha spacchettato le buste tramite il TCC, il Trading Card Game. Our three companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the Pokémon trading card game, as well as those who've never played before. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of the Pokémon trading card game, Pokémon trading card game Pocket. Thank you so much. Thank you, Mr. Kitano. We plan to launch Pokémon Trading Card Game Pocket within 2024. Please look forward to more details in the future. Just one more thing.
We'd like to end today's presentation with one final video for you all. Thank you for tuning in. Comunque gli animali non ci salutano. Allora, aspetta. Stai dicendo S... Questa è una S, giusto? Sì, S. Allora, non conosco molto bene l'alfabeto unknown, però... Però so che si dice... S-O-E-Y-U-E-E. Dovrebbe essere see you. See you? Vabbè, ci vediamo. Sì, anche se hanno messo due, ma vabbè. Vediamo un film indiano. Oh. Cos'è questo? No. Game Freak, quindi sarà un gioco ufficiale. Top Secret. Progetto di rigenerazione urbana. Finisce con Oli. Che la parte è coperta. Il sogno di una splendida armonia tra esseri umani e Pokémon. E ora è digitale. Sì, diventa futuristico. Sembra Tron. Quello non era Sol Galeo. No, aspetta. No, un Pyro. Quello è un Pyro. E questa Pyro. È una femmina. Sto sbagliato. Sì. Ok, qua si intravede un Frufru, quattro Floet, no, aspetta, quattro Flabebè, e qua c'è invece un Klefki. No, è un Dragonite. Questo invece è un Sirion, che sta usando o Boato o Echeggia Voce. Direi più incanta voce. Questo è Luminopoli. La città di XY. Leggende Pokémon. Zeta! È un gattino? Ah! Ah! No, vabbè. Non pensavo che facessero un... che Zygarde avesse ottenuto finalmente un suo gioco. Già da Sole Luna ha avuto molti meriti Zygarde. Uscita globale simultanea prevista per il 2025. Quindi il prossimo anno. L'anno prossimo. Questa è il simbolo della mega evoluzione. Sì, tornano anche le mega evoluzioni. Beh, infatti le mega evoluzioni sono state scoperte su XY, hanno detto. No, vabbè, diciamo che appunto questo è veramente un colpo di scena. Eh sì. Beh, diciamo che mi sarei aspettato di tutto, ma non di certo di tornare in una delle mie regioni preferite, ovvero Kalos. Mm. E dimmi un po', ma qual è la tua regione preferita? Yoto? Infatti io pensavo che si tornasse a Yoto oppure a Unima, a seconda dei molti. Secondo dei molti rumor che ho trovato, ma purtroppo non è stato così. Vabbè, in realtà, vabbè, perché Yoto hanno
Anche perché Yoto è già stato fatto con Yoto è già stato fatto con Ergold Soul Silver. Sì, lo so, però io pensavo che poi pensavo di ottenere un remake anche nel 2023. Perché appunto Ergold Soul Silver sono usciti nel 2000 non so quando. Esatto, perché fanno solamente un remake per ogni gioco. Quando i primi giochi sono stati rosso e verde, hanno fatto poi lo sfogo verde foglia, per oro e argento Ergold e Soul Silver, poi per rubino e zaffiro rubino omega e zaffiro alfa, e poi per diamante e perla diamante lucente e perla splendente. Quindi non avrebbero fatto un secondo remake. Ma no, ma aspetta, ma per Unima però hanno fatto soltanto Nero e Bianco 2. Sì, che sono proprio dei sequel. Sì, ma scusa, stai parlando di quarta. Perché hanno fatto Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Arceus? Si chiama Arceus. Vabbè, io la chiamo Arceus. Io mi immagino... Io penso che questo gioco sarà sarà sviluppato sempre a, no sarà moderna no sarà aspetta come si dice sarà vabbè sarà come che si dice aspetta Ah, sarà incentrato su Kalos, ecco, finalmente benvenuto, però questo penso che non costituirà un remake. Beh, ho detto, perché se è come Legend Arceus, forse sarà incentrata su un'epoca passata. Io mi aspettavo un leggende Pokémon RZ, o meglio ZR, per Reshiram e Zekrom, oppure per Kyurem, oppure leggende Pokémon B, oppure leggende Pokémon BN per Kyurem bianco e Kyurem nero. Non credo, perché altrimenti avrebbero aggiunto altre forme. Infatti su Leggende Arceus Dialga e Palkia hanno anche loro una forma origine come Giratina. Sì. Io direi che per questa reaction può essere tutto. Vabbè, siamo stati un po' più del previsto perché dovevamo analizzare un po' le leggende di Pokémon ZA. Vabbè, io mi fermo qui. Ringrazio Tener per esserci stato. Vuoi salutare adesso oppure alla fine? Alla fine. Ah, ok. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.